Feltro News, in collaborazione con Lab Massa Trabari. Uno spazio aperto di approfondimento, analisi, informazione, viaggi per i territori alla ricerca di curiosità e amenità, ironia, critica e, perché no, sputtanamento. La nuova puntata di Montefeltro News. Le notizie. Gli entroterra marchigiani ridotti a un colabrodo. Ce ne parla Gabriele Cevasco. Sabato, nella sala del trono del castello di Pian di Meleto, si è tenuto un convegno dedicato all'agroalimentare e al marchio QM. Davanti a Marcolini, gli agricoltori chiedono attenzione. Sanità marchigiana. Uno sguardo agli entroterre pesaresi. Il parere di Marco Bartoli, della cooperativa Articolo 32 Onlus. Borsi gonfiati. I cittadini davanti alla regione Marche. Mentre i cittadini di Pesaro si apprestano ad usare le nuove app ove è possibile segnalare il dissesto stradale, nell'altro Montefeltro e in generale negli entroterra marchigiani, i propri abitanti stanno per acquistare mezzi a cingolo. Siamo infatti passati dai rattoppi alle voragini. Guardate questo filmato. La provincia spogliata di tutto. La regione, impegnata in campagna elettorale e a difendersi dalle accuse su rimborsi gonfiati, ha dimenticato completamente l'entroterra, dove ogni giorno un bollettino di morti e feriti si aggiunge sulle triste pagine della cronaca. Mentre la politica regionale ha altro da fare, i cittadini del Montefeltro marchigiani esplodono di rabbia. Qui c'è voglia di andarsene in Romagna, aggiungendosi agli ex pesaresi San Leo, Nova Feltria, Pennabili, Sant'Agata e Villagrande di Monte Copiolo ed altri in lista di attesa. Questa è la strada che collega San Sisto a Carpegna. Da mesi è chiusa.
questa è solo una parte dell'app del Montefeltro. Mancano ancora gli approfondimenti su tutti gli altri argomenti, che i cittadini se lo ricordino alle votazioni regionali. Sapete che appena andato in onda a cura del sempre bravissimo e preciso Gaetano Popolone, nostro regista, non meriterebbe alcun commento. Nel senso che per parlare della situazione delle strade della provincia di Pesaro e Duna, ma più in generale di tutte le province delle Marche, e non solo, e delle Marche, basterebbe questa immagine. Il rilievo però glielo dobbiamo fare nella nostra rivista, perché com'è che ha concluso il messaggio? Praticamente dicendo, ma tra le righe, in maniera anche indiretta, dice, beh, ma ci ritroviamo con queste strade? La colpa dei nostri politici, la colpa dei politici di Ancona, la colpa e degli amministratori delle regioni che trovano soldi per pagarsi gli slip per la mente con soldi pubblici, ma poi non trovano soldi per riparare le strade o per garantire il servizio. Diciamo la verità, è demagogia questa, nel senso che è rispettabilissima, è un'opinione del nostro registro rispettabilissima, ma che non condivido. Il problema delle strade è un problema molto più ampio. Strade comunali, strade provinciali, ma anche strade statali versano in condizioni mai pietose. Per quale motivo? Sicuramente c'è una mancanza di sensibilità, mi riferisco magari allo Stato, quindi all'ANAS, ma soprattutto c'è una mancanza di risorse. Comuni, province e regioni non hanno più soldi per garantire servizi essenziali alla persona, per garantire servizi base come l'assistenza scolastica, come l'assistenza agli anziani, a maggior ragione non hanno più i soldi per la manutenzione delle strade. Non hanno più i soldi per garantire la pulizia di fossi, per garantire lo spazio, per togliere la neve. Colpa degli amministratori, colpa di amministratori poco lungimiranti, il regista Gaetano Tripolone direbbe sì. Io dico sì, ma nel senso che, nello specifico, che la gestione negli ultimi anni, negli ultimi decenni, la gestione finanziata da parte della provincia di Pesaro e Duna non sia stata oculata, lungimirante, è sotto gli occhi di tutti, è inutile negare. E questa gestione così, non dico allegra, ma neanche troppo accorta, abbia determinato degli ingessamenti nella macchina provincia, quindi una impossibilità di investire e di spendere anche nei momenti in cui spendere e investire sarebbe stato possibile, è almeno vero. Però il problema strade, come più in generale il problema mantenimento dei servizi fondamentali, è un problema che riguarda l'intero sistema provincia. Per cui tutte le province si trovano in difficoltà. Le province più lungimiranti, le province che hanno avuto una gestione finanziata nel corso degli ultimi anni e negli ultimi decenni, più accorta, sono un pochino meno in difficoltà, ma lo sono. Le altre province, come la provincia di Pesaro e Duna, sono in estrema difficoltà. Ma voi mi direte, ma Renzi ha abolito le province? Oddio, Renzi non ha abolito le province. Renzi ha trasformato le province in enti di secondo livello con funzioni di area vasta. Ma in questo modo Renzi ha ridotto gli sprechi. Oddio, sì, forse, però dovete sapere che nel 2014, per esempio, fatta la spesa pubblica pari a 100, la spesa
spesa pubblica causata dalle province è pari all'1%, per l'esattezza l'1,08%. La spesa pubblica generata dai comuni era quasi all'8%. La spesa pubblica generata dalle regioni era pari a poco meno del 20%. La spesa pubblica generata dallo Stato era pari a quasi 72%. Per cui province sprecone, sì, ma non troppo. Bene, ma allora quanto spendono le province al di là delle statistiche? Dal 2010 al 2014, quindi in 4 anni, le province hanno ridotto la spesa corrente, quindi non la spesa per gli investimenti, hanno ridotto la spesa corrente del 15%. Se nel 2010 era pari a 8 miliardi e mezzo, la spesa corrente nel 2014 era pari a poco più di 7 miliardi, per l'esattezza 7 miliardi di cento. Un dato significativo però è che la spesa per gli investimenti, quindi la spesa che noi tutti consideriamo produttiva, è crollata in 4 anni, in 4-5 anni, di oltre il 40%. Questo complice la riduzione dei trasferimenti da Roma. Quindi, Renzi, nella fattispecie la legge 56 del 2014, cioè la legge del Rio, ha provveduto a riordinare le province. E adesso le province, da una notizia per molti, continuano a esistere, perché molti di voi penseranno che non esistono più. No, le province continuano a esistere, ma non sono né carne né peso. Perché non sono né carne né peso? Perché la legge del Piano del Rio, per una volta, al di là che può essere discutibile nel merito, prevede un organo logico della serie. Le province, prima individuiamo i servizi fondamentali delle province. Bene. Poi individuiamo i servizi non fondamentali delle province e decidiamo tra questi servizi non fondamentali quali e quanti trasferire o alle regioni o ai comuni. Bene. Poi stabiliamo quanto costano i servizi fondamentali, quindi assegniamo le risorse per alle province per garantire i servizi fondamentali. Infine, stabiliamo quanto personale serve per garantire i servizi alle province. Bene. Vedevole come intento questa legge. Il problema qual è? Il problema è che siamo in Italia. E quindi subentra una legge sempre del governo Renzi, la legge di stabilità del 2015, questa legge completamente questo nesso logico e cronologico. Perché questa legge? Perché stabilisce che dal 1 gennaio 2015 la legge del Rio diceva stabiliamo prima le risorse e poi così decidiamo quanto personale serve. Benissimo, lo stesso governo Renzi nella legge di stabilità 2015 dice questo non vale più perché dal 1 gennaio 2015 le province devono ridurre di un 50% il personale in organico all'8 aprile, di ruolo all'8 aprile 2014. Bene. La legge del Rio, quindi il governo Renzi dice stabiliamo quali servizi destinare alle province e poi quanti soldi dare, la legge di stabilità del 2015 dice non se ne parla nemmeno. Perché? Perché riduciamo le risorse delle province per 1 miliardo, al quale 1 miliardo si devono aggiungere circa altri 800 milioni, per cui a oggi, dal 2014 al 2015, le province si trovano per paradosso a garantire gli stessi servizi di prima con 1 miliardo e 800 euro in meno. Perché gli stessi servizi di prima? Perché la legge del Rio stabilisce che il riordino delle competenze, come vi ho detto prima, deve essere deciso dalle regioni. Ebbene, la regione Marche è una di quelle più indietro in Italia, perché soltanto i primi di febbraio la giunta
regionale ha approvato una proposta di legge che identifica, stabilisce quali devono essere le funzioni fondamentali e quali le altre funzioni da delegare nello specifico alle regioni. Bene, questa proposta di legge deve essere approvata ancora dall'Assemblea legislativa malacca. Di mezzo incombono le elezioni. Questo cosa significa? Che oggi i presidenti delle province, ex province, che continuano a esistere, lo dico per quelli che pensano che le province siano state abolite, devono gestire, garantire gli stessi servizi di prima con 1.800.000 euro in meno. Voi mi direte, tutto questo discorso con le strade, cosa c'entra? C'entra perché comunque la gestione delle strade è uno di quei servizi fondamentali delle province. C'entra perché comunque le strade, che pure devono essere affrontate come un'emergenza, ripeto, le strade si affiancano ad altri problemi, problemi anche di carattere sociale, che le province devono continuare avanti. Quindi, io veramente vorrei che chiunque fosse lo stesso riflettesse un momentino, imparasse anzitutto a scindere la demagogia e la politica degli spot dalla politica reale. Politica degli spot che lancia dei messaggi, spesso perdiamo, tipo province sprecone, con la legge del Rio riduciamo gli sprechi, o come molti di voi credo continuino a pensare, aboliamo le province. La politica dei fatti invece viene talmente opposta. La politica dei fatti si trova a combattere con questi slogan, si trova a fare proprio i conti della casalinga. Quindi, incazziamoci quando andiamo, quando prendiamo la macchina e così vediamo lo stato delle nostre strade. Incazziamoci quando vediamo i pochi campanili rimasti che buttano delle, così, del violetto oppure un quel poco di catrame sulle buche. Indigniamoci di fronte a tutto questo, ma impariamo a guardare quello che c'è a monte. Quindi in questo momento, se io fossi presidente della provincia, meglio un presidente liquidatore, perché il paradosso è che oggi c'è un presidente che è un sindaco nelle province, ma un liquidatore, io mi domanderei, con tutti i problemi che ho, come posso affrontare e cercare di risolvere il problema delle strade? Ma soprattutto, nella scaletta delle priorità, a che punto metto il problema strade? Sicuramente non è il primo, ma sicuramente neanche in età classifica, è la prima posizione. Ebbene, come penso di affrontarlo? Per esempio, lancio una battuta. Noi siamo una terra di agricoltori. Lo scalzo della vegetazione, il mantenimento della pulizia dei fossi, perché non potrebbe essere garantito dagli agricoltori e dai loro mezzi? Quindi perché non prendere, per esempio, un patto tra il pubblico nella provincia e gli agricoltori? In che modo? E conoscendo, ad esempio, agli agricoltori degli sgravi fiscali. È una proposta che, ripeto, lasciando stare il merito, però deve fare riflettere su questo. Non diamo sempre la colpa al pubblico, ma cerchiamo anche noi, a fronte di questa situazione, di capire come possiamo venire andare incontro al pubblico. E questo con buona parte del mio amico Cricolone, demagogo, ripeto, tra l'altro. Affrontiamo i problemi con realismo, senza demagogia, senza spot, senza blocco. Bene, cari amici e cari amici, ora ci possiamo a Pian di Meleto, dove sabato 21 febbraio, nella suggestiva cornice del Castello dei Ponti Oliva, si è tenuto un importante convegno sulla regione alimentare, sul marchio QM,
organizzato dall'Assam Regione Marche con il patrocinio del comune di Mineleto, al quale hanno partecipato diversi relatori della Regione Marche, nonché molti agricoltori del territorio, quali hanno colto questa occasione per esprimere dubbi, perplessità e anche malumori all'assessore regionale Pietro Marcolini, come possiamo vedere in questo servizio del nostro regista Gaetano Pepelli. Voglio ringraziare il comune di Pian di Meleto nella persona del sindaco per aver creduto in questa iniziativa, per aver patrocinato questa iniziativa e averci ospitato in questa location unica. Quando parliamo di giacimenti naturali, quando parliamo di valorizzazione di questi grandi giacimenti naturali che devono essere alla base del nuovo modello di sviluppo delle Marche, parliamo di paesaggio, parliamo di ambiente, parliamo di beni culturali, parliamo di agroalimentare, agroalimentare di qualità e parliamo appunto di questo che ci circonda. Allora, come tutti sapete, le Marche hanno da 7 anni stanno attraversando un periodo di crisi strutturale, un periodo di crisi che investe soprattutto il modello economico tradizionale che coinvolge appunto tutto il sistema produttivo. La globalizzazione dei mercati ha generato, c'è una globalizzazione dei mercati ma non c'è una globalizzazione dei diritti, che ha portato a un vantaggio competitivo delle aziende rispetto a investire col proprio ciclo produttivo all'interno di contesti dove vi sono meno regole dal punto di vista ambientale, dal punto di vista giuslavoristico, dal punto di vista sociale. Quindi abbiamo avuto la tendenza delle aziende che chiaramente o hanno chiuso o sono andate all'estero perché non sono più competitive e quindi hanno prodotto quell'effetto che gli economisti chiamano oggi dumping, cioè si va all'estero a produrre perché costa meno e perché ci sono meno regole. Questo non può essere accettato dal nostro modello economico, perché il modello alla Giorgio Fua, il cosiddetto modello marchigiano, era completamente diverso. Quindi con queste regole ha perso praticamente il suo virtuosismo economico. Quindi perché oggi, che cosa c'entra il QM con questo discorso? Perché il QM praticamente nel momento in cui noi vogliamo puntare sulla identità territoriale come elemento distintivo che ci distingue non solo in un mercato sempre più competitivo ed esigente, ma anche dal punto di vista etico ci dà la possibilità di dare le giuste informazioni ai consumatori sulle origini, sulle trasformazioni, sulla qualità del prodotto che andiamo a collocare in un mercato. E noi che viviamo stabilmente in questi territori abbiamo un problema e non mi sembra che sia un problema solo nostro, perché nell'intervento dei due principali relatori, l'assessore e Carro, tutti e due hanno parlato di riequilibrio costo entroterra, il piano per l'entroterra. Avremmo bisogno, assessore, innanzitutto di vederli un po' più spesso. E spacca, io nel Montefeltro non ho mai incontrato e partecipo a quasi tutte le riunioni. Questa è la premessa. Cioè, quando le istituzioni non incontrano più i cittadini, è la premessa perché i territori inevitabilmente vengono dimenticati, abbandonati e poi dopo non ci meravigliamo più di niente. Di conseguenza, molto umilmente, noi oggi siamo alla ricerca di un presidente del Consiglio della Giunta regionale, perché a breve ci saranno le votazioni. Io credo che la principale caratteristica che dovrà avere il nuovo presidente della regione è un presidente che rappresenti discontinuità, cioè non siamo per niente contenti di come sono andati questi anni. Io credo che che l'ha sempre votata questa. Io credo che non siamo per niente contenti per una serie di ragioni che sono da troppo tempo irrisolti. Questi signori chiedono da 30 anni un po' di attenzione per la loro attività. La prima attenzione è la sburocratizzazione. Pennabile, un comune montano come il nostro, gli danno 4 sfalci. A noi
2, cioè sempre 4, poi alla fine 2, senza dire cos'è fare un bono del gasolio, che c'è ridotta una burocrazia, che tutti gli agricoltori sono esposti a un controllo della finanza e li mangiano l'azienda. Potrei rispondere che mi sono occupato di bilancio e di cultura da assessore tecnico non nominato dal PD e non nominato in chiave politica, ma siccome io condivido lo spirito dell'ultimo intervento, che i problemi, al di là di chi li ha provocati, bisogna intestarseli, mi voglio intestare anche una possibile risposta, sapendo che non sono stato l'assessore all'agricoltura, che non appartiene nemmeno al PD, che quello precedente era il PD, che peraltro nella campagna delle primarie è stata da un'altra parte, ma i problemi sono quelli che voi state vivendo, e quindi, come dire, me li voglio invece intestare, perché di fronte ai problemi una cultura di governo i problemi non li caccia da una parte magari girandosi dall'altra parte, oppure non li esorcizza dicendo che sono irrisolvibili. Io provo a rispondere ad alcune delle sollecitazioni che sono venute, non essendo né responsabile né titolare. La burocrazia imposta dall'Europa in materia di regolamenti comunitari e le complicazioni che in molti casi la stessa amministrazione regionale ha posto nella frammentazione delle risorse del PSR, mi trovo d'accordo, però io a qualche tavolo ho partecipato da osservatore, perché faccio l'assessore al bilancio, non l'assessore all'agricoltura, alle infrastrutture oppure ai trasporti. Qui c'è Gianluca che è amministratore delegato dell'Assa, io devo dire che sulla frammentazione degli interventi e sulla invece benedetta anche stamattina concentrazione, le resistenze non è che siano venute da Bruxelles, eh? Le resistenze sul mantenimento dei 1000 rivoli circa gli interventi della programmazione 2007-2013 spesso sono venuti esattamente dagli utenti finali. Di questi servizi potete vederli in forma integrale sul nostro sito cliccando www.montefeltre.it. Ora proseguiamo il nostro telegiornale trasferendosi a Fossombrone, dove abbiamo incontrato Marco Bartoli della Onlus Articolo 31. Buongiorno a tutti, sono Marco Bartoli della cooperativa sociale Articolo 32 Onlus e ringrazio Montefeltro TV per la possibilità che ci dà per poter spiegare quali sono le picche del servizio sanitario regionale e una possibile soluzione al degrado che c'è attualmente nel servizio sanitario regionale, soprattutto per quanto riguarda l'entroterra e gli ospedali piccoli che ci sono principalmente a Fossombrone, Cagli e a Sasso Corvano. Noi oggi purtroppo viviamo una situazione in cui a livello locale è stato tolto completamente il controllo di tutto ciò che è una questione di risorsa economica dal punto di vista sanitario. Abbiamo un'amministrazione unica regionale, l'ASUR, attraverso la quale viene gestito completamente tutto il discorso del sistema delle risorse economiche che vengono destinate ai piccoli ospedali e alle varie province che sono divise, poi corrispondono alle aree vaste. All'interno di queste aree vaste vige la legge del budget, ovvero il budget è quello che ho, se io non mi basta per erogare i servizi non vado a razionalizzare o a diventare più efficiente come struttura pubblica, ma salvo i privilegi dei dirigenti acquisiti da tempo, e vado a tagliare di continuo sempre di più i servizi sanitari e sociosanitari che vengono erogati. Questo ovviamente è un vulnus che abbiamo qui nelle Marche, ma è un discorso che ormai avviene a livello di sanità pubblica nazionale, dove è chiaro che togliendo il controllo dei soldi dai territori si toglie il controllo del servizio. Se i cittadini e gli enti locali non possono avere il controllo dei soldi che girano attorno a un servizio, non c'è controllo del servizio ed è chiaro che chi è lontano da qua non è che risponde ai bisogni del territorio, ai beni quindi, o alle sue esigenze. Quindi noi oggi ci troviamo di fronte a una gestione della sanità pubblica a livello marchigiano, ma il discorso varrebbe per tutte le altre regioni, nelle quali si ha
una centralizzazione, come dicevamo, delle risorse economiche, della gestione economica dei soldi, gli enti locali non vengono minimamente considerati, i cittadini ancora di meno, e tutto questo porta a far sì che alla lunga, tra un taglio che c'è a livello centrale, tra un reparto gestito in maniera inefficiente, tra tutti i casi di corruzione o malasanità che ci sono, arriviamo ad avere che il servizio sanitario viene sempre più tagliato e ad al quale poi non viene più riprestato. Noi abbiamo Fossombrone, abbiamo costituito una onlus, appunto, l'articolo 32 onlus, che come forma giuridica è una cooperativa e ci dà la possibilità sia di poterci muovere come impresa per creare servizi, che come onlus gli amministratori non percepiscono un euro, di cui io sono ditta di quelli, e tutti gli utili vengono reinvestiti in servizi e in strutture. Attraverso la nostra onlus e la sinergia con altri enti locali, collaboriamo già con diversi comuni nell'Unione Roveresca, ovvero quella formata dal comune di San Giorgio di Pesaro, Piagge, Barchi e Orciano, abbiamo già dei servizi sociosanitari in funzione e auspichiamo un giorno di poter tornare ad avere in gestione parte delle strutture dei macchinari all'interno dell'ospedale di Fossombrone, poiché attualmente sono lì e sono inutilizzati. La nascita delle onlus locali con le quali i cittadini sotto forma di azionariato popolare diffuso riprendono in mano il servizio gestendolo è secondo noi l'unico modo per tentare di riottenere qualche cosa dal punto di vista del servizio. Se noi ci limitiamo soltanto a protestare e a chiedere all'amministrazione regionale o all'ASUR quello che ci serve, nessuno ci risponderà mai, poiché ormai la politica della centralizzazione dell'ASUR è completamente fallita e di conseguenza anche la sua gestione della sanità a livello dell'entroterra locale. In futuro spero che avremo la possibilità, sempre attraverso questo canale, di spiegare meglio, approfondire il discorso della nostra cooperativa e tutto il concetto che c'è dietro, sulla quale noi pensiamo che i territori locali, che sono i proprietari delle strutture, spesso volentieri anche dei macchinari all'interno, debbano tornare ad essere parte in causa e partecipi del destino degli ospedali piccoli di polo e non solo, anche dei servizi che sono associati ad essi e all'interno di essi. Grazie per l'attenzione a tutti. Adesso arriviamo all'ultimo servizio. Ecco, quelli finalini che di voi pensano che sia stato io a metterlo per ultimo, perché comunque non mi trovo molto d'accordo rispetto a questa notizia. Però ecco, questo è anche lo spirito del nostro telegiornale. Noi siamo uno scambio di vedute e soprattutto di idee molto libere, meglio di questo non telegiornale. Andiamo a sentire che ogni tanto aiuta. Ci trasferiamo ad Ancona, dove questa mattina, in una giornata nuvolosa, si è tenuto un sit-in di protesta di fronte al palazzo della regione Marche contro le spese pazze. E quindi protesta organizzata da un gruppo di cittadini della regione Marche, tra i quali anche una delegazione della provincia di Pesaro e di Urbino, guidata da Giacomo Rossi di Apete. A voi il servizio sempre di Gaetano Capelli. Eh no, ma dai, ma almeno prendi un bombino, guardi che appunto. Appunto queste spese pazze, abbiamo voluto portare in maniera simbolica alcuni doni, alcuni regali che i nostri consiglieri, i nostri politici si sono voluti fare, come il libro
della principessa sul pirello, il lardo di colonnata, anche se quello non è di colonnata, che si sono voluti fare quelli di presidente della regione Gianmario Spatta, una vergogna a fronte delle tante famiglie che non possono permettersi un paio di occhiali per i loro figli. Abbiamo portato anche il vino proletario, il vino di tutti, il vino che ha messo nelle proprie spese un consigliere regionale che ci ha anche diffidato di fare questa manifestazione, ma naturalmente noi saremo qui, non facciamo il nome, ma potrete ben scoprirlo da questi atti che sono pubblici, una vergogna inaudita, e noi siamo qui per ribadire la nostra fiducia nei confronti della magistratura, che speriamo porti avanti queste indagini, speriamo che il tutto non finisca in una bolla di sapone, ma che si vada avanti, e chi ha sbagliato paga. Sono Giacomo Rossi, sono qui in rappresentanza di alcuni cittadini marchigiani indignati della vicenda dei rimborsi pazzi in regione. A seguito appunto delle indagini della magistratura siamo qui per dare il nostro sostegno anche alla magistratura, siamo qui per dare seguito a questo scandalo che è stato tirato fuori dalla stampa in tutta la regione, e siamo qui appunto per esprimere la nostra indignazione per tutto quello che è avvenuto, dei rimborsi assolutamente assurdi, i nostri consiglieri che con i soldi di tutti, i soldi che dovevano essere usati per far politica, si sono fatti rimborsare dei cibi, occhiali, libri, viaggi, cene e quant'altro, in un momento in cui i cittadini, anche i cittadini marchigiani, si trovano in un momento di seria difficoltà, e tutto ciò è inconcepibile. Quindi siamo venuti qui, ripeto, a ribadire la nostra indignazione, e speriamo che l'indignazione dei cittadini marchigiani possa aumentare e questa protesta possa continuare, soprattutto speriamo che la magistratura poi possa fare giustizia su questo caso. Cosa avete qui con voi? Abbiamo il vino di Copare, perché siamo stati diffidati dallo stesso consigliere a fare questa manifestazione. Qualche consigliere appunto si sia fatto rimborsare, almeno io dico fatevi rimborsare un vino marchigiano, un vino buono. Abbiamo del lardo di Colonnata, questo non è di Colonnata, è del nostro maiale della provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo gli occhiali che il presidente della regione Spacca si è fatto rimborsare. Io mi domando, ci sono alcune famiglie che non possono nemmeno permettersi un paio di occhiali per i loro figli, e qui si fanno rimborsi di occhiali a 700 euro. Abbiamo un libro, La principessa sul pisello, che una consigliera regionale si è fatta rimborsare. Abbiamo dei corsi di inglese che un altro consigliere si è fatto rimborsare. Tutto questo per centinaia di 1000 euro. Tutto ciò è inconcepibile. La nostra protesta, la nostra indignazione naturalmente non si ferma qui. Questi sono gli euro che passano, che i consiglieri si sono praticamente autofinanziati per comprarsi quelle cose che sicuramente potevano fare da soli senza usare i nostri soldi. Io spero che la magistratura vada avanti e vada a compiere tutto quello che deve fare per ripulire queste cose, perché a noi cittadini queste cose non ci vanno bene. Noi siamo qui per dimostrare che i nostri diritti vanno tutelati. Questa situazione non ci sta più bene. Di cittadini liberi, senza colori politici, cittadini che tra l'altro credo non si conoscano nemmeno tra di loro, ma che vogliono brindare oggi qui ad Ancona tutti insieme felicemente con un buon bicchiere di Montefeltro TV. Grazie dell'ascolto, alla settimana prossima.